Io sono Michele, uno dei attuali titolari di questa azienda, dei tre titolari. Questa azienda, fondata ancora da mio nonno, in Lombardia, in provincia di Brescia, che si occupa di lavorazioni agromeccaniche. Siamo dei controterzisti, dove è iniziato mio nonno negli anni 60, con le prime macchine da seminare, le prime sfogliatrici, andare a fare lavoro per controterzi. Ci occupiamo di fare tutte le lavorazioni possibili in agricoltura. I nostri clienti pretendono dei lavori adesso in base ai costi anche molto precisi. Parliamo come semine, macchine da seminare, abbiamo tutte macchine da seminare ormai sono totalmente elettriche per poter fare anche del ratio variabile per usare proprio la semente in modo corretto, in quantità corrette, per abbattere un po' i costi del prodotto. Anche con il diserbo abbiamo macchine innovative nuove con satellitare per andare proprio a fare il lavoro preciso, sempre per mantenere i costi di prodotto nella superficie. Iniziamo dalla lavorazione dei terreni, con la semina, con la raccolta, facciamo lo stoccaggio di mais, lo raccogliamo, facciamo essiccare per avere proprio fare tutte le lavorazioni a ciclo chiuso. Anche noi, per mantenere i costi, noi con le nostre lavorazioni, abbiamo un server che ci controlla tutto, anche il consumo di gasolio delle macchine nelle lavorazioni, in base agli ettari che fanno, cosa consumano, gli spostamenti delle macchine, le rese delle macchine complessive. Con il consumo del gasolio nella nostra azienda, ognuno ha una chiavetta col proprio nome, il proprio codice, che se vuole fare gasolio al proprio mezzo deve inserire la targa e vediamo già alla sera chi ha fatto gasolio, in che mezzo l'ha fatto e quanto gasolio ha consumato il mezzo. Anche lì ci permette, col giorno stesso, se non il giorno stesso, il giorno dopo, di vedere i consumi che abbiamo avuto anche noi stessi. Perché anche le macchine, ultimamente, col prezzo del gasolio, prezzo dei pneumatici, prezzo della macchina stessa, dobbiamo vedere anche noi come fare a gestire le nostre spese, sempre per avere dei prezzi contenuti e corretti verso i nostri clienti. E anche questi dati io riesco in giornata stessa a capire le produzioni delle macchine con i vari consumi che hanno, anche per cercare di fare un prezzo più preciso al cliente. Il cliente può permettersi anche di cercarci mappature dei terreni con le rese, e abbiamo anche del NIR per calcolare anche sostanza secca del prodotto, l'amido e un po' tutto quello che potrebbe avere, come quando facciamo una trinciatura del ceroso di mais. Già in trincea sanno che valori hanno con il loro prodotto. Noi siamo fieri di essere partiti con queste lavorazioni, che sono partiti circa 7-8 anni fa. Tutti gli anni miglioriamo e penso che tutti gli anni aggiungeremo e miglioreremo su questo fatto, perché è il futuro delle aziende agricole.